questa iniziativa nasce tutta attorno al nostro ciliegio, ovvero il nostro ciliegio è il più grande ciliegio fruttifero cittadino. E siccome ero stato ad abitare in Giappone e lì vedevo che la festa nazionale era la fioritura del ciliegio, dove parlavano di poesia, si ritrovavano fra amici, volevo che anche nella mia città ci fosse l'opportunità di provare qualcosa di simile. E quindi ho cominciato nell'arco di 9 anni fa, ho cominciato col fare una presenza di poesie, di aspetti culturali come l'arte dell'origami, conferenze sulla cultura giapponese, sugli aspetti della cucina o del giardino zen. Ogni anno diamo una tematica. E quest'anno, ad esempio, ci siamo focalizzati più sul discorso dell'incisione alla maniera nera con un artista che si chiama Harumi Harashima. Oltre a questa mostra ci sono altre, cioè se contiene quella della cartografia e poi anche una mostra per i più piccoli che è un excursus dai cartoni animati giapponesi, dai più antichi fino ai moderni, per cui ci sono i nostalgici e i bambini che possono apprezzarla. Le proposte culturali vanno dalla cerimonia del tè alla vestizione del kimono, ci sono delle dimostrazioni di arti marziali, più una fitta serie di conferenze che parlano dall'astronomia giapponese, come vedono i giapponesi le costellazioni, ai progressi della robotica fatta dall'ingegner Lorenzo Tirloni, dove fa vedere che la robotica giapponese ha raggiunto dei picchi elevatissimi. Oggi nella mia conferenza parleremo di come si traspone in italiano, appunto, un cartone giapponese e quindi in qualche maniera come si fa a fare mediazione culturale, in qualche maniera una mediazione culturale che in passato ha avuto molta importanza. Chi oggi italiano lavora con i giapponesi in Giappone o qui in qualche maniera ha studiato la lingua giapponese eccetera eccetera, ha quell'imprinting antico, diciamo, in cui le nostre voci hanno avuto una certa importanza.